Una patologia ancora non del tutto riconosciuta, ne soffrono quasi 2 milioni di italiani, spesso inconsapevoli, è la fibromialgia, una sindrome muscoloscheletrica. Colpisce prevalentemente i muscoli e le loro inserzioni con le ossa nell'area della schiena. Proprio il dolore è il sintomo più frequente, ma questo tipo di patologia è multidisciplinare, nel senso che il suo trattamento coinvolge diversi rami della medicina. Di questo e altro si è discusso nel corso di un incontro tenutosi a Barcellona Pozzo di Gotto su impulso del CFU Italia. Viene considerata una sindrome invisibile perché a tutt'oggi non ci sono dei biomarcatori che possano facilitare la diagnosi di questa malattia. Lo scopo del CFU è appunto quello di informare e sensibilizzare su questa patologia poco conosciuta, misconosciuta, e ci siamo attivate anche a livello ministeriale per il riconoscimento della malattia, per considerarla appunto malattia. È un argomento molto importante quello della malattia fibromialgica perché coinvolge sì, la sanità, ma soprattutto anche la società per i risvolti e le ricadute economiche che ci sono. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2009 già l'ha riconosciuta come malattia cronica, ma ahimè in Italia ancora il nostro Servizio Sanitario Nazionale non ha dato la giusta qualifica di malattia invalidante. Essendo una patologia proteiforme con molti aspetti che coinvolgono diverse specialità, è fondamentale avere la collaborazione di più figure specialistiche e l'aiuto anche di figure diverse dal medico specialista, come ad esempio lo psicologo, la psicologa, che svolgono un ruolo fondamentale, almeno in alcune circostanze. L'auspicio migliore è quello che si dia dignità a questa patologia, che è una patologia complessa, una patologia multifattoriale, in cui la genetica e l'epigenetica hanno un ruolo determinante. Questo nell'approccio multidisciplinare deve essere un tassello fondamentale, cosa che purtroppo oggi non avviene né nelle strutture pubbliche né nel privato. Dal punto di vista dell'alimentazione è importante ribadire il fatto che in questi soggetti si presentano parecchie carenze nutrizionali, quindi bisogna innanzitutto andare a tamponarle con un'alimentazione che sia adeguata. Secondariamente, la seconda cosa che è importante sottolineare è il fatto di trattare i sintomi, principalmente il dolore muscolare. Oggi parleremo di dieta FODMAP, è una dieta innovativa che è stata dimostrata ampiamente andare a attenuare principalmente il sintomo del dolore.